Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Iser, il format dell'inglese sfizioso. So good, I'm so addicted. Prima di cominciare, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che quando altri video saranno pubblicati voi riceverete una notifica e non ve lo perdete. Oggi voglio parlare di un'altra lettera. In passato ho già parlato per esempio della lettera R, del W, e oggi vi parlerò di alcuni consigli per quanto riguarda la lettera H. Come vi avranno sicuramente spiegato a scuola, l'H è quella lettera che praticamente va pronunciata aspirata. Perché si dice aspirato e poi in realtà non dobbiamo tirare l'aria, ma la dobbiamo tirar fuori? Perché aspi... non l'ho mai capito, mai. Ho già parlato dei suoni aspirati nel mio video precedente, perché l'H non è l'unico suono aspirato in inglese. Top, non è top, è top. Tuttavia ci sono dei casi in cui l'H è muta in inglese. Quindi cosa significa? Che la vocale che la segue non ha quel suono aspirato. Ho ho, tipo hot. E queste parole sono molto di uso comune. Per esempio, hour, l'ora. L'H non si sente. Tra l'altro, hour è un omofono con l'altra parola hour, che significa il nostro o i nostri. Ragazzi, è così. Quindi anche se hour ha l'H, non si pronuncia hour, ma hour. L'H non si sente. Un'altra parola è honor. Onore? Anche in questo caso. Anche la parola honest. Onesto? Magari voi potreste pensare che l'H, quando si trova come prima lettera di una parola, magari non si pronuncia in alcuni casi. E non è così, perché ci sono dei casi in cui anche quando l'H è nel mezzo non si pronuncia. Per esempio, la parola Thailandia non è Thailand, quindi non c'è il TH, è Thailand. E anche l'aggettivo thailandese Thai non è Thai, è Thai. Come vi avevo fatto vedere in un mio video precedente, quando ho parlato dei omofoni, la parola time, che si scrive T-H-Y-M-E, significa timo. Poiché l'H in questo caso è muta, quindi il TH, come in thailandese, in Thai, non si pronuncia, diventa un omofono della parola tempo, time. E avevo raccontato questo aneddoto. Io mi ricordo una volta sono andato al supermercato e ho chiesto a un tizio che lavorava là: "Hey man, do you have time?" E lui sta là, tipo, 2 secondi a guardarmi, perché anche lui diceva: "Ma cosa mi stai chiedendo, il tipo o del tempo?" Un'altra parola di uso comune è vehicle, veicolo. L'H è muta anche in altre parole che potrebbero essere di uso comune, specialmente se siete italiani che vivono nel Regno Unito. Andiamo a vedere qua la mappa del Regno Unito. Qui ci sta la città di Nottingham. Anche se c'è un H là, quell'H è muta. Per esempio, se voi siete dei fan del calcio, io non lo sono, nonostante che abbia dei colori rossoneri, c'è la squadra di calcio del Tottenham, che anche in questo caso ha un H nel mezzo che è muta. Anche in questo caso vi ho fatto degli esempi di parole molto comuni in inglese in cui l'H è muta. E il consiglio che vi do anche questa volta, è stato lo stesso consiglio che vi ho dato quando ho parlato del W, è che quando imparate una parola nuova, dovete consultare il vostro dizionario per capire qual è la pronuncia, perché più la utilizzate, qualora sia una di quelle parole che per qualche motivo utilizzate nella vita di tutti i giorni, e anche ascoltarla con i vostri amici, colleghi di lavoro, vi aiuterà a capire bene come si pronuncia. Quindi, prima di chiudere, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, di condividere questo video con i vostri amici e parenti, e ci vediamo con il nostro prossimo video. Ciao!